Sono ancora molti i punti non chiari agli inquirenti sulla tragedia che ha colpito le due sorelle travolte da un treno a Riccione. Giulia e Alessia sono venute a mancare il 31 luglio, sono arrivate alla stazione di Riccione poco prima delle 7, accompagnate da un ragazzo toscano di 24 anni, un amico che avevano conosciuto poco prima in discoteca. Il ragazzo gli avrebbe prestato il cellulare per chiamare il padre. «Tranquillo papà, il mio cellulare è scarico, a Giulia lo hanno rubato, va tutto bene e stiamo andando in stazione e torniamo a casa». Queste le ultime parole di Alessia, la più piccola delle due sorelle. Il ragazzo che le ha accompagnate in stazione ha riferito di averle notate mentre ballavano e poi le ha riviste all'uscita. Giulia era distesa a terra, ha detto agli inquirenti, e si è offerto di accompagnarle alla stazione. I racconti dei testimoni sembrano concordi. Una delle due, la più grande di 17 anni, si toglie gli stivali e scende sui binari. La più piccola la segue. Pochi secondi e il treno Frecciarossa che procede spedito le travolge. Un testimone racconta: «Stavo caricando il distributore delle bibite. Erano circa le 6:30 quando mi si è avvicinata una bellissima ragazza vestita di nero che mi chiede qualcosa, ma ho subito capito che non era in sé e mi ha detto che non aveva soldi e le avevano rubato il telefonino. Successivamente si è allontanata di 2 metri e si è incontrata con un'altra ragazza vestita di verde e con degli stivali in mano. Quando all'improvviso si sono dirette al binario 2, dove era fermo il treno per Ancona. Quando ho capito che cosa volessero fare, ho urlato. Tutti dietro di me hanno urlato e poi ho sentito il fischio fortissimo del treno e una botta tremenda. Poi non ho capito più nulla, tutti urlavano». Lo stato dei corpi non permette di effettuare esami tossicologici. I misteri che avvolgono la scomparsa prematura delle due sorelle rimarranno tali.